Salve da Casa Pedrini. Oggi prepareremo un piatto con il pollo, un petto di pollo, e lo chiameremo quando il pollo incontra il mare. Allora, ingredienti. Pezzettini di petto di pollo, rosmarino, aglio, pesce spada, l'ho fatto già, ho preparato una tartare di pesce spada, e cipolle, porro, cipolla di tropea e cipolla bianca. E più ho fatto un preparato che è un pane, sesamo e curcuma. Ho tostato pane e sesamo sulla padellina e poi ci ho messo la curcuma e un goccio d'olio. E poi utilizzeremo anche il nostro vermut, sale, pepe, olio e aceto balsamico, aceto di mele. Ok, andiamo alla preparazione. Olio di qua. Abbiamo preparato anche un po' di brodo che dopo ci servirà. Mettiamo giù il pollo e lo facciamo arrotolare. Mettiamo un po' di pepe, sale, però metto il sale. Un po' di aceto, di aceto di mele di qua. Andiamo a caramellare le nostre cipolle. E vai. Facciamo un pochettino rotolare. Sono cotte. Voilà. Un pochettino di vermut. Facciamo la cottura. Vermut e finiamo la cottura. Ah, che profumo, eh. Senti? Ma lo senti come canta? Il nostro pollo è cotto, togliamo il pollo, mettiamo giù il nostro pesce spada, facciamo cuocere con lo stesso olio. Il pesce è pronto. Tutti i zuccheri che hanno fatto le cipolle, andiamo a unire di qua. Un po' da più grande, non ce l'ha, sempre un cucchiaino di farina, mezzo cucchiaino, secondo me. Impiattiamo, andiamo a vedere come fare. Allora, prendiamo le nostre cipolline. Poi prendiamo pollo, andiamo a passare sul nostro preparato,
Poi prendiamo il nostro pesce e lo andiamo a mettere dentro alle cipolline. Questo potete utilizzare anche dei gamberi. E mo c'avevo questo qua, io ho fatto questo. Anche i gamberi fatti a pezzettini, li cuocete allo stesso modo. Anche lui sta aprendo, sono più buoni. Oh lele! Abbiamo la nostra salsina. Il nostro pollo, quando incontra il mare, è pronto, eccolo qua, è solo da assaggiare, assaggi tu signor, assaggio sempre io, possibile. Eccoci qua, l'assaggio, allora andiamo a vedere un attimino il pollo, come è venuto. Da quel saporetto, quella croccantezza del pane con il sesamo. Assaggiamo adesso anche il pesce. Quando il pollo va a incontrare il pesce, mo l'ha incontrato, se me lo mangio. Il pollo fa chicchirichì! A me vi sali? Per spiccia? È così. Le pesce con quella trattina su sopra, la cipolla caramellata là sotto, il sapore del pesce, del pollo con la curcuma, mamma mia che lavoro che è, mamma, mi sentivo anche il pollo, va, beh, io oggi voglio passeggiare tutto, voglio passeggiare, passeggio io però. Che vedevo io, anche questo è un gran piatto, assaggiarlo. Buon appetito!